Buonasera. Buonasera e benvenuti. Cos'è Re? Mettiamola così. Se il sito è il luogo dove veniamo a sapere quel che succede mentre sta accadendo, Rep è il luogo che ci spiega il perché, che ci dice cosa c'è da capire, che ci dice cosa vale la pena di ricordare. Rep nasce digitale, che significa che nasce progettata per far stare il giornalismo di Repubblica qui sopra. Ma nasce digitale anche nel pensiero, nel senso che è una web app pensata per un tempo in cui la scarsità non è più dal lato dell'informazione, anzi, informazione ce n'è fin troppa, è importante distinguere tra il rumore e l'informazione. Rep tiene conto del fatto che la cosa più importante, la cosa più scarsa è la nostra attenzione oggi e su questo lavora. Lavora stando seduta sopra il giornale che Mario ha appena descritto e quindi prendendo dal giornale l'essenziale, una ventina di storie al giorno, scelte con il criterio di approfondimento, dell'analisi, del reportage, del commento, anche da testate internazionali. Ogni giorno avremo un pezzo tradotto da una delle testate con le quali Repubblica collabora. E offre quindi la possibilità di inserire negli interstizi delle nostre giornate non più solo l'informazione snack, l'informazione consumata un po' velocemente come un panino sbocconcellato sul bancone di un bar, ma anche l'approfondimento, anche il pensiero, anche l'analisi. Rep è una web app. Che cosa vuol dire? Vuol dire che è un'applicazione che non si scarica da un negozio digitale. Tutti noi, quando utilizziamo oggetti di questo genere, andiamo o sul negozio di Apple o sul negozio di Android e scarichiamo le nostre applicazioni. No, Rep è più semplice. Si va sul programma che utilizzate normalmente per navigare il web, si scrive rep.info ed eccola. Eccola qua, dietro di me. Quando abbiamo progettato il contenitore dentro il quale doveva stare il giornalismo di Repubblica, una delle cose che ci siamo detti è stata: dobbiamo immaginare un oggetto che funzioni senza il manuale di istruzioni. Che significa? Se ci pensate, come si fa a decidere che un oggetto digitale, un dispositivo è un buon dispositivo o meno? Beh, io ho un criterio che secondo me funziona abbastanza bene. Quando lo acquistate, lo portate a casa, lo attaccate all'elettricità perché sono delle idrovore di batteria e dopo, quando si è caricato, provate ad accenderlo e provate a vedere se siete in grado di farlo funzionare. Bene, se funziona senza il bisogno del manuale di istruzioni, allora è progettato a dovere. Ecco, noi ci auguriamo che Rep sia il contenitore del giornalismo di Repubblica in grado di funzionare senza manuale di istruzioni. Quando lo aprite, vi accoglie una home page dove ci sono le 20 storie più importanti, che sono queste che sto scrollando. Lo vedete? Grande spazio alle foto, al testo, con il carattere che non è solo lo spirito del giornale, ma è anche il font Eugenio, di cui ha parlato prima il direttore Mario Calabresi, che contraddistingue la nuova Repubblica. Rep procede continui. E quindi quando arrivate in fondo, quando arrivate in fondo all'applicazione, trovate la possibilità di avere le edizioni delle giornate precedenti. E quindi potete tornare indietro, vedere cosa è successo il giorno prima, vedere cosa è successo 2 giorni prima e così via. E se succede qualcosa che merita la vostra attenzione perché è una notizia importante, allora troverete dentro Rep un post-it che vi rimanderà alla home page di Repubblica. Rep non è solo un'applicazione che si legge, Rep si ascolta, perché se vogliamo stare nel mondo di cui abbiamo parlato fino adesso, nel mondo di oggi, dobbiamo anche pensare alla fruizione per il tempo in cui siamo in macchina, per il tempo in cui siamo in treno e ci mettiamo gli auricolari, per il tempo in cui magari facciamo dello sport la mattina. Ecco che allora troverete dei pezzi tipo questo che hanno in basso a destra l'icona dell'altoparlante
e vediamo se mi riesce la magia. Merkel si scopre fragile e punta al nuovo voto. A questo punto, di Toni a Mastrobuoni. Se la mattina volete fare sport, prendete il telefono, ve lo infilate in tasca e ascoltate rap. La seconda area di rap è la vostra home page personalizzata. Perché rap impara. Impara mentre voi la usate, quindi più la utilizzate e più vi suggerisce degli argomenti che potrebbero starvi a cuore. In questa home page trovate i pezzi che vi siete messi da parte per essere consultati magari un giorno dopo, due giorni dopo, quando avete tempo, perché il ciclo di vita dei pezzi del giornalismo di Repubblica che metteremo qui dentro non è un ciclo di vita che si esaurisce in qualche minuto, in qualche ora, in 24 ore. Un'analisi, un commento, un punto di vista funziona anche due, tre giorni dopo, una spiegazione che ci aiuta a capire, che ci aiuta ad avere un'interpretazione della realtà. E Rep seleziona anche ciò che non sappiamo ci potrebbe interessare sulla base di quel che abbiamo navigato nei giorni precedenti e quindi in base ai nostri interessi estrae degli articoli da farci vedere. E poi ovviamente c'è la possibilità di vedere che cosa stanno guardando gli altri e quindi gli articoli più visti e gli articoli più votati. E poi c'è una terza area. La terza area è l'area delle preferenze. Qui potete selezionare una serie di temi che vi stanno a cuore. Ne vedete, questi sono quelli che ho selezionato io in rosso, ma ce ne sono diverse centinaia e poi si espanderanno perché l'attualità è una cosa viva e quindi qualcosa che è valido e importante oggi potrebbe non esserlo più l'anno prossimo. E dicevo, potete selezionarli ed essere avvisati, fare in modo che Rep vi dica: ehi, attenzione, c'è qualcosa che ti interessa. E quindi le notifiche, perché voi sapete che le app, le applicazioni hanno le notifiche e hanno la possibilità di essere consultate anche offline, quindi quando non siamo connessi. Ebbene, questo è un sito che ha la semplicità di un sito, ma si comporta come fosse un'applicazione, grazie a questa tecnologia di frontiera che si chiama PWA, Progressive Web App. Rep propone un patto ai suoi lettori, offre tutto questo, tutto quello di cui abbiamo parlato e in cambio vi chiede l'equivalente di un caffè ogni tre giorni. A noi sembra che sia un patto più che equo, poi sarete voi, come al solito, a decidere. Quel che è certo è che stasera parte per noi un'avventura straordinaria. E come diceva Mario, Repubblica è un posto dove l'innovazione e le avventure sono nella tradizione, lo scriveva anche oggi il condirettore Tommaso Cerno. E allora, in questi giorni in cui abbiamo lavorato sotto il cofano fino alla fine per cercare di far sì che tutto funzionasse, siamo andati a ripescare per caso da un sottoscala della rete una cosa che succedeva 21 anni fa. Voi sapete che Repubblica.it è nata nel 1997, quindi quest'anno ha compiuto 20 anni. E quindi a scavalco tra le direzioni del fondatore Eugenio Scalfari e di Ezio Mauro. E però già nel 96 c'erano dei test, delle sperimentazioni, che anche allora non sapevano bene dove ci avrebbero portato. Non sapevamo bene dove ci avrebbero portato, però erano importanti. Ebbene, dal sottoscala della rete abbiamo trovato l'immagine di com'era il sito di Repubblica.it, che oggi con 6 milioni di visite al giorno, distanze di più del 50%, il principale concorrente nell'ambito dell'informazione italiana, e l'abbiamo tirato fuori. 21 anni fa. Questo, oggi, 21 anni fa, era il sito di Repubblica.it. Lo vedete, c'è il disegno dei lavori in corso, perché ancora il sito doveva uscire. E però questa pulizia, questa semplicità, in qualche modo ci sembra una tradizione che straordinariamente si collega a quel che stiamo facendo oggi. E poi c'è questo disegno di Massimo Bucchi, credo, non ne sono certo, ma penso sia di Massimo Bucchi, che incorniciava la testata che piano piano stava uscendo. E vedete, si chiama Rep. Noi pensiamo che questo sia un viatico straordinario per pensare di guardare avanti, ancorati però a una tradizione. E per questo, già oggi, vi possiamo dire che quella che cominciamo
da domani mattina è un'avventura straordinaria e vi diamo l'appuntamento nel 2037 a tutti voi che siamo qui, tutti noi che siamo qui, per vedere e commuoverci forse anche un po' vedendo la nascita di REP. Noi ci saremo, e questa è la nostra promessa, voi dovete portare